Salve a tutti dal bar di Red Comet. Oggi per gli appassionati di storia, soprattutto gli appassionati di storia romana, di storia militare romana, il 9 settembre è una data molto importante. Infatti il 9 settembre del nono anno d.C. tre legioni romane venivano distrutte dopo giorni di intensi combattimenti, di feroci combattimenti, vennero distrutte nella foresta di Teutoburgo. Qualcuno potrà dire, ma perché si parla sempre di Teutoburgo? Perché si parla spesso delle grandi sconfitte dell'antica Roma e non si parla quasi mai delle grandi vittorie? Forse perché le grandi sconfitte da cui poi la Repubblica Romana e l'Impero Romano è ritornato sui campi di battaglia affascinano di più, perché probabilmente rappresentano delle storie di redenzione, sono delle storie in cui una società è costretta a fare i conti con i suoi valori, e se la società in sé è forte come collettivo, allora è in grado di ritornare su quei campi di battaglia più forte di prima e probabilmente con un pensiero vagamente migliore. Ma adesso parliamo di quei tragici fatti. 9 settembre, nono anno dopo Cristo, Germania. Le tre legioni di stanza in Germania superiore si sono messe in marcia da qualche ora per tornare loro acquartieramenti invernali di Castravetera, oggi Xantin. In testa abbiamo la 18ª legione, al centro la 17ª e a chiudere la colonna la 19ª legione. Le guida Publio Quintilio Varo, prefetto della provincia. Insieme a loro marciano tre ali di cavalleria ausiliaria e sei coorti di fanteria ausiliaria. Completano la lunga colonna circa 600 civili fra artigiani, mercanti, ristoratori e le poche compagne di alcuni legionari. Facciamo un passo indietro. Publio Quintilio Varo è stato nominato direttamente da Cesare Augusto come prefetto della Germania. A lui è stato dato il duro compito di pacificare le tribù germane e riuscire a fare di tutta la Germania una provincia del grande impero. Varo ha accettato l'incarico a malincuore. Ha dovuto abbandonare il suo precedente incarico in Siria, dove ormai la situazione era stabile. Il profilo di Varo non è quello di un condottiero, ma di un burocrate più incline all'utilizzo del codice romano che non del gladio. Torniamo al 9 settembre. I legionari avanzano in colonna di marcia. Alcuni borbottano, altri parlano con i commilitoni sottovoce. Qualche imprecazione per il terreno accidentato. E il tempo inclemente. Quella mattina infatti l'aria è umida e minaccia pioggia. E poi la foresta. I romani sono molto superstiziosi e quella foresta così tetra ed impenetrabile per loro è foriera di sventura. I centurioni vigilano sui legionari e controllano la colonna di marcia non si sfaldi. Gran parte dei legionari hanno gli scudi sulle spalle e coperti con la guaina di pelle per proteggerli dall'umidità. Con il fagotto in spalla si fanno avanti. Che ci fanno tre legioni in marcia dentro una foresta? Qualche giorno prima dalla partenza, il principe Arminio ha chiesto a Varo un aiuto per spegnere la rivolta della tribù dei Bructeri. Arminio è un germano, cresciuto secondo gli usi e costumi romani, membro dell'ordine equestre e bravo ufficiale di cavalleria ausiliaria. Si è distinto nella guerra in Pannonia e gode della fiducia e del rispetto di Varo. Varo accetta di buon grado di deviare il percorso di ritorno e invece di passare per l'usuale via in campo aperto, decide di andare a nord e dare una lezione ai Bructeri. Vuole in sostanza dare una prova di forza del tentativo di legare a sé quanti più capi tribù germani alla causa romana. In verità Lucio Eggio, legato della 18ª legione, mise in guardia il prefetto da attuare questa deviazione e venne anche sostenuto da molti tribuni e centurioni. Varo però non diede loro ascolto. Non era un uomo in grado di accettare i consigli dei suoi sottoposti. Torniamo nella foresta. Le legioni si spingono sempre più al suo interno, con i fianchi coperti dagli ausiliari germani di Arminio. Quest'ultimo, infatti, ha insistito per assicurare i fianchi della colonna ed esplorare il territorio circostante per evitare imboscate.
Varo non sa che Arminio è un traditore e che sta guidando le legioni verso un punto ben preciso in mezzo alla foresta, dove il sentiero si restringe e i romani non potranno manovrare. Nel frattempo, durante la marcia, tutto sembra andare bene. Certo, il terreno è impervio e ogni tanto bisogna sbloccare qualche carro con le vettovaglie. I pochi civili intrattengono piccole discussioni con i soldati vicini. Ad un certo punto un brusio, alcune grida, tutto è confuso, la colonna di marcia si dipana per chilometri. Così un centurione della prima coorte della 18ª legione manda due legionari a verificare cosa succede. Dopo circa 20 minuti tornano a far rapporto. Al momento nulla di grave, alcuni germani hanno assalito il centro della colonna e la fila dei carriaggi e sono stati respinti con poche perdite. I legionari vicini hanno sentito il rapporto e cominciano a guardarsi attorno innervositi. Alte grida, urla di battaglia, questa volta il trambusto è più forte. In coda della colonna la 19ª legione viene ripetutamente attaccata dai germani. Moltissimi legionari vengono trafitti dalla pioggia di giavellotti, in quanto hanno gli scudi sulle spalle. Altri tentano di fronteggiare l'assalto dei germani, senza però avere il tempo di creare uno schieramento coeso. Poi all'improvviso i germani spariscono. Varo è confuso. Cerca Arminio, che si è astutamente allontanato. Ufficialmente per verificare lo schieramento dei suoi ausiliari, in verità è andato a dare l'ordine di cominciare ad attaccare la colonna. Il principe germanico non è uno stupido. Ha scelto bene il terreno, sa che una singola legione in campo aperto, schierata in ordine di battaglia, sarebbe impossibile da battere per i suoi guerrieri. I romani si avvalgono della ferrea disciplina e di schieramenti in grado di adattarsi alla situazione tattica, a patto però di avere lo spazio per schierarsi. Così Arminio, che ha combattuto con e per i romani, li ha attirati esattamente dove le tre legioni non possono schierarsi. Varo non sa che pesci pigliare, appare confuso. Intanto gli attacchi alla colonna diventano sempre più violenti. In alcuni punti la lotta è feroce, soprattutto attorno ai carri delle salmerie. Alcune centurie riescono a schierarsi, a dar battaglia in ordine compatto. Alcuni frombolieri cominciano a tempestare di missili gli attaccanti, ma alle distanze così ristrette molti vengono falciati dalle cariche dei germani. In alcuni punti il corpo a corpo è feroce, le urla si sovrappongono ai singhiozzi di dolore e ai grugniti. Molti legionari non sono nemmeno riuscite a impugnare le loro armi e lo scudo, si battono come possono, anche utilizzando le dolabre, le asce da lavoro. Qua e là i centurioni e gli optiones riorganizzano i ranghi, danno il buon esempio in prima linea, sempre se si può parlare di linee di battaglia. Alcuni romani organizzano delle piccole controcariche per alleggerire la pressione. Interviene anche la cavalleria romana, guidata dal legato Valanumonio, ma lì nell'intricata foresta la cavalleria ha un impatto molto minore e subisce perdite molto gravi. Verso l'imbrunire gli attacchi dei germani si attenuano, i romani riescono finalmente a trovare una radura e a mettere su un campo di marcia. Quella sera i romani sono tutti stremati. Al consiglio di guerra i tribuni presentano il conto delle perdite. Varo, insieme ai suoi ufficiali, discute il da farsi. La 18ª legione è quella meno colpita. La 17ª legione comandata da Ceonio ha subito alcune perdite, mentre la 19ª è quella messa peggio, avendo perso anche buona parte degli ufficiali. Anche i civili hanno avuto pesante perdita, la cosa peggiore però è che le tre legioni sono intrappolate in territorio nemico, su un terreno sfavorevole a loro, sanno che la mattina dopo ricominceranno gli attacchi. Ed è qui che Varo prende la sua prima tragica iniziativa, ordina l'abbandono dei carri che troppo rallentano la colonna. La mattina successiva quindi i carri e tutte le macchine d'assedio vengono dati alle fiamme, le vettovaglie vengono ridistribuite fra gli uomini, ricomincia la marcia. Anche il secondo giorno è costellato di attacchi, questa volta però i romani sono pronti a respingere gli assalti e le perdite vengono contenute. Il problema è che la voce delle vittorie germaniche sta richiamando un sacco di guerrieri dai territori circostanti. Ognuno dei germani vuole il suo pezzetto di gloria. Così di fatto le legioni hanno perso uomini, la forza combattente di Arminio è praticamente intatta. Si arriva alla sera del secondo giorno. Viene preparato un altro campo di marcia, ormai il morale è sprofondato, ogni legionario sa che il destino è segnato, anche Varo ormai è in preda allo sconforto. Per quanto ciò che resta delle tre legioni
e delle unità ausiliarie sia ancora una forza combattente di tutto rispetto. Sa che ormai le probabilità di uscire vivi da quella foresta sono molto basse. Arriva così la notizia che Publio Quintilio Varo, insieme ad alcuni ufficiali, si è suicidato. L'ennesimo duro colpo al morale delle truppe. Lucio Egge e Ceonio accolgono con stupore la notizia. Prima di suicidarsi, Varo ha convocato Valanumonio nella sua tenda e gli ha dato ordine di aprirsi un varco fra le file nemiche e dare l'allarme alle guarnigioni romane in Germania della rivolta in atto. La mattina le sentinelle e i centurioni in servizio, insieme ai legati Eggio e Ceonio, vedono la cavalleria di Valanumonio abbandonare il campo senza conoscere gli ordini di Varo e gridano subito al tradimento. Valanumonio non farà molta strada. Lui e i suoi uomini, ormai esausti da 2 giorni di incessanti combattimenti, verranno sopraffatti e uccisi all'interno della foresta. C'è da dire che lo storico Valleio Patercolo dà una visione totalmente di Valanumonio. Lui dice è fuggito perché aveva paura, è fuggito perché era un vigliacco. Probabilmente la ricostruzione più completa è quella presentata dal fatto che in realtà Varo aveva dato ordine alle ultime unità mobili di andare a cercare aiuto e quindi avvertire della rivolta in atto. A questo punto Lucio Eggio e Ceonio capiscono che ormai l'esistenza stessa di ciò che rimane delle 3 legioni è nelle loro mani. La mattina del terzo giorno, 11 settembre, i romani escono dal campo. In testa abbiamo Lucio Eggio con la 18ª legione, ancora in buon ordine di combattimento. Segue Ceonio con la 17ª e in coda ciò che rimane della 19ª legione. Ricominciano gli attacchi, il territorio è più aperto e i romani riescono a stabilire una parvenza di schieramento. Dopo 2 giorni di imboscate, finalmente ciò che resta delle 3 legioni riesce a schierarsi per coorti, centurie. Le perdite dei germani aumentano a dismisura. Nei ranghi romani una piccola ventata di ottimismo si insinua, ce la possono fare. Poi Lucio Eggio nota qualcosa di strano più avanti, una specie di collina. Guardando bene si accorge che la via è sbarrata da un terrapieno, con in cima una palizzata di graticci. Nel parapiglia della lotta, però, Ceonio è tornato al campo con ciò che rimane della 19ª legione e i sopravvissuti della 17ª. A questo punto Lucio Eggio capisce che il destino dei romani è tutto nelle sue mani e della 18ª legione. Riorganizza i ranghi, chiede un ultimo sforzo ai suoi legionari, bisogna superare e travolgere il terrapieno. I romani si fanno avanti con la formazione a testuggine, creano delle rampe d'assalto sovrapponendo gli scudi, il frastuono è enorme, le grida dei romani contro gli ululati dei germani, i legionari che stanno dietro coprono i commilitoni scagliando i pila, i giavellotti, i frombolieri, i pochi ribasti, tempestano di missili la palizzata, le pietre spaccano mani, sfondano facce, i legionari arrivano sul terrapieno e con la forza della disperazione cominciano a picchiare con i gladi e le dolabre. Lo sforzo è enorme, ma i graticci sono freschi e molto elastici, assorbono i colpi e i difensori germani, incuranti delle perdite e assaporando già la vittoria, rimangono al loro posto, assalto dopo assalto, con il coraggio e la disperazione i legionari romani tentano in ogni modo di far breccia, in alcuni punti ci riescono ma vengono subito ricacciati. Dopo ore di selvaggi combattimenti Lucio Eggio chiama la ritirata, il destino è segnato. Cerca di tornare all'accampamento e sulla strada si ricongiunge con ciò che resta delle 2 legioni, la 19ª e la 17ª, e così viene a sapere che Arminio aveva intimato la resa promettendo la salvezza dei prigionieri. Così Ceonio ha accettato, ma i germani erano letteralmente assetati di sangue, molti ubriachi, e così hanno cominciato a trucidare i prigionieri. Ormai c'è poco da fare. Lucio Eggio organizza ciò che rimane delle sue truppe. I legionari si stringono i polsi nel saluto legionario, si schierano in battaglia per l'ultima resistenza, sporchi, affamati, stanchi, con le armature a pezzi, gli scudi scheggiati, ormai senza più giavellotti. Legionari a fianco di ausiliari, spalla a spalla, gomito a gomito, non c'è spazio per le differenze sociali, solo soldati e moriranno da soldati. Comincia così l'ultimo tragico atto. Urla, tonfi, singhiozzi, soldati che scivolano sul sangue dei morti, il cozzare degli scudi e le rapide stoccate dei gladi contro i fendenti delle spade germaniche. Pian piano la pressione diventa enorme, i germani fanno breccia nello schieramento romano. Ormai le coorti non esistono più,
Qualche singola centuria resiste per poi essere letteralmente sommersa. 10 legionari lì, 4 là, anche a coppie resistono come possono. Ad un certo punto di schianto il si salvi chi può. E così a poco piccoli gruppi di romani cercano di allontanarsi e comincia il loro tentativo di fuga. I pochi che verranno fatti prigionieri verranno torturati e uccisi. I centurioni e i tribuni catturati verranno sacrificati agli dei germani dopo inenarrabili torture. Il bilancio per i romani è disastroso. Praticamente tutta la forza di combattimento romana in Germania Magna è stata spazzata via. Il 25% della forza combattente di Roma è stata distrutta. 3 aquile legionarie, onta incredibile, sono andate perdute. Arminio, d'altro canto, è riuscito nella titanica impresa di coalizzare le tribù germaniche e sconfiggere ben 3 legioni. Ha scongiurato il tentativo romano di creare una provincia germanica ed è riuscito a stabilire la sua leadership, che però non gli salverà la vita, visto che verrà avvelenato qualche anno più tardi. E i romani? I romani organizzeranno una spedizione punitiva guidata da Germanico, nipote di Tiberio, che riuscirà a recuperare 2 delle 3 aquile legionarie. Nella battaglia di Staviso riuscirà a dare una lezione cruenta, terribile, alle tribù germaniche. Ma l'orgoglio romano poteva sì riconoscere la sconfitta, ma non l'umiliazione. Eppure, dai racconti tramandati dagli storici romani, non sembra si possano muovere accuse ai legionari di Varo. E lo stesso protrarsi della battaglia per diversi giorni dimostra che essi, pur nelle condizioni disperate in cui fin da principio si trovano a combattere, non furono sopraffatti senza una dura lotta. Chi oggi si accosti ai resoconti di quel tragico evento, tramandati dagli storici, non può non avvertire un senso di sgomento di fronte alla lenta agonia delle 3 legioni romane. Con meschina ingratitudine, un evidente intento di rimozione, Augusto non volle più ricostituirle ed impose che ne fosse cancellato il ricordo. Ma a noi, a distanza di quasi 20 secoli, e pur non disconoscendo l'impresa comunque notevole compiuta dai germani vincitori, non dovremmo esimerci dal rendere onore a quei bravi soldati.